Nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Così inizia il libro degli atti degli apostoli. Che la tradizione attribuisce al terzo evangelista, San Luca. L'inizio chiaramente rimanda ad un'opera precedente. In greco viene chiamato logos. È il primo logos che l'autore ha composto. Logos nel senso di discorso. È un discorso narrativo in cui ha presentato la vicenda umana di Gesù, dall'annunciazione fino alla morte, risurrezione e missione universale degli Apostoli. Gli altri Evangelisti si fermano lì. Luca invece ha deciso di scrivere un secondo Logos. Un altro lungo discorso narrativo per continuare la sua opera formativa. Come il terzo Vangelo, anche gli atti degli Apostoli sono dedicati a Teofilo. Sembra che si tratti di un personaggio storico reale che viveva nell'ambiente di Luca. A cui effettivamente l'autore dedica il suo testo. Forse era un'autorità nel sistema dell'amministrazione greco-romana. All'inizio del terzo vangelo viene qualificato con l'aggettivo kratistos, che è un titolo d'onore che corrisponde in qualche modo al nostro eccellenza e si dà ad una persona di rilievo sociale. Questa persona doveva essersi avvicinata alla predicazione evangelica da adulta e da poco tempo. E Luca decide di scrivere i suoi due tomi di un'unica opera, per questo personaggio preciso, per aiutarlo a rendersi conto della solidità dell'insegnamento che è stato trasmesso nella predicazione, nella formazione catechistica. Teofilo però è un nome anche simbolico, in greco vuol dire amico di Dio. E allora il destinatario ideale è ogni persona che in qualche modo si considera amica di Dio. Se in Grecia era grandemente stimata la filosofia e l'uomo saggio è amico del sapere, adesso nel linguaggio biblico di Luca L'ideale è l'amico di Dio, è colui cioè che ricerca una sapienza che viene dall'alto e non si accontenta dei ragionamenti terreni. La proposta teologica che Luca fa è fondata storicamente, non è una raccolta di favole inventate. Le dottrine che la comunità cristiana sta presentando al mondo non sono invenzioni umane, ma sono la rivelazione di Dio attraverso la persona di Gesù riconosciuto come figlio di Dio e poi attraverso la testimonianza dei discepoli di Gesù che partendo da Gerusalemme sono arrivati ad annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della terra. L'intento della seconda opera di Luca, che vogliamo leggere e commentare in questi nostri incontri, è proprio quello di mostrare il cammino della parola di Dio, da Gesù all'umanità intera. Attraverso l'opera dei primi discepoli. Partendo da Gerusalemme, la predicazione si allarga a macchia d'olio, raggiunge la Giudea, la Samaria, arriva alla città di Antiochia di Siria, si estende in Europa e arriva a Roma. Il libro terminerà al capitolo 28 con l'arrivo di Paolo prigioniero nella capitale dell'impero. Luca non intende raccontare la storia della Chiesa, cioè tutti i fatti di quegli anni. Non racconta nemmeno una biografia di Pietro e di Paolo, perché è incompleta la prima parte dove emerge soprattutto Pietro ed è incompleta anche la seconda parte dove è protagonista assoluto Paolo. È incompleta ad esempio perché non finisce. Sembra un'opera incompiuta. Paolo arriva a Roma in attesa di giudizio, il narratore dice che rimane due anni in attesa di giudizio e si ferma lì. È chiaro che sa che il processo assolse Paolo, il quale ripartì libero e continuò l'opera. Ma questo gli atti non lo raccontano più. Dunque dobbiamo partire da questa idea importante, non la storia di tutta la Chiesa o le opere di tutti gli Apostoli, nemmeno la biografia di Pietro e di Paolo, ma atti, azioni, gesti di Apostoli, Pietro e Paolo soprattutto, ma anche altri come Stefano, Filippo e Barnaba. Luca, secondo la sua cultura ellenista, ha raccolto molto materiale storico e lo ha rielaborato con abilità drammatica presentando delle scene. È una storia della predicazione evangelica per quadri. È un discorso teologico quello che fa Luca, ma storicamente fondato. È uno storico che ricostruisce i passaggi, li fonda in modo competente, con datazioni, con collocazioni geografiche precise, con note di cultura locale molto dettagliata. Ma non gli interessa una enciclopedia di fatti, gli interessa un messaggio teologico che trasmette attraverso quadri raccontati con arte e dà grande peso ai discorsi. Era un sistema classico nella storiografia greca, quello di introdurre i discorsi dei protagonisti, attraverso i quali l'autore può presentare il pensiero dei vari personaggi e approfondire una riflessione sul senso delle vicende narrate. Negli Atti degli Apostoli troveremo molti discorsi prima di Pietro e poi di Paolo, discorsi che in qualche modo riassumono l'azione evangelizzatrice della comunità apostolica. Non sono chiaramente le trascrizioni da registrazione, Luca immagina quello che avrebbe potuto dire il tal personaggio in quella particolare situazione. Seguiamo per ordine il testo che ci è proposto e lo leggiamo inquadrando la narrazione e dando quelle indicazioni necessarie per una fruttuosa lettura. Questi momenti di conversazione hanno uno scopo introduttivo. L'ideale sarebbe che l'ascoltatore diventasse a sua volta lettore e andasse a cercare nella sua Bibbia, nella biblioteca biblica, il libro degli Atti degli Apostoli. Dopo i quattro Vangeli nel Nuovo Testamento troviamo proprio questo testo. E eh, sarebbe bello che lo riprendesse in mano e lo leggesse personalmente facendo tesoro di quella esperienza sapiente che l'evangelista Luca ha voluto trasmettere a Teofilo, cioè a ciascuno di noi, perché ci possiamo rendere conto della solidità di ciò che ci è stato insegnato. Il primo capitolo dunque è una specie di riepilogo del Vangelo, una specie di abbottonatura, cioè si fa un passo indietro per poter fare un passo in avanti. Per ogni abbottonatura i tessuti devono sovrapporsi e in qualche modo Luca riprende il racconto delle apparizioni del Cristo risorto per poter Completare la narrazione con ciò che gli Apostoli fecero dopo l'ascensione al cielo di Gesù. Inizia dunque raccontando per sommi capi gli incontri del Cristo risorto con gli Apostoli. Annota che si trovavano spesso a mangiare insieme. È un particolare importantissimo. Il gruppo degli Apostoli ha fatto esperienza del Signore risorto a mensa. Mentre loro erano riuniti per mangiare, il risorto si univa a loro e continuava un discorso fraterno, amichevole, durante la cena. Questo è all'origine della celebrazione eucaristica. Le comunità cristiane hanno preso l'abitudine di cenare con il Signore, di celebrare la cena del Kyrios del Signore. Ripetendo quello che Gesù ha fatto nell'ultima cena prima della sua morte, ma quello che Gesù ha ripreso a fare dopo la risurrezione dei morti con i suoi discepoli. E dopo che non l'hanno più visto fisicamente, gli apostoli hanno continuato a mangiare con il Signore e a raccontare quello che il Signore diceva, quello che il Signore faceva. E nasce così l'Eucaristia fatta di liturgia della parola, con la lettura dei testi, e liturgia eucaristica dove si consuma il pane consacrato. In quelle occasioni conviviali il Cristo risorto dà alcune indicazioni importanti ai discepoli. L'invita a a rimanere a Gerusalemme in attesa della promessa, cioè il rilancio della promessa dello Spirito Santo come dono di Dio. È un discorso teologico importantissimo. L'opera del Figlio culmina con l'opera dello Spirito Santo. Il Figlio dà lo Spirito. Il figlio risorto e asceso al cielo diventa mediatore di una effusione dello Spirito Santo che darà vita e sosterrà l'azione della Chiesa. In quel contesto conviviale i discepoli chiedono a Gesù, è questo? Il tempo in cui ricostituirà il regno di Israele, gli Apostoli non hanno ancora ben capito quale sia la missione di Gesù. E si immaginano che il Cristo risorto finalmente organizzi un regno terreno. Il Cristo è titolo ufficiale del re Davidico. E quindi se Gesù è il Messia, significa che è il Re legittimo, l'erede al trono, e l'erede al trono deve organizzare il regno. I discepoli si aspettano da un momento all'altro questa organizzazione nuova, terrena. La risposta che Gesù dà e che Luca mette all'inizio del suo libro è programmatica. Non sta a voi conoscere i tempi e i momenti che il padre si è riservato alla sua scelta. I tempi e i momenti è espressione tecnica, fa riferimento al kairos e al chronos, i due modi per indicare il tempo. La misura generale di tutto lo scorrere degli anni, dei giorni, dei mesi e l'occasione opportuna, adatta per fare qualcosa. Non sta a voi. Gesù elimina ogni prospettiva di ragionamento, di calcolo sui tempi e Luca lo mette ben in evidenza. Probabilmente al suo tempo, quando egli compone questo testo, molti anni dopo, circa 50 anni dopo la Pasqua di Gesù, si discuteva animatamente sui tempi e i momenti della venuta gloriosa del Cristo. Non è il compito della Chiesa ragionare su quando verrà. Vostro compito è essere testimoni e non lo farete con le vostre forze, promette Gesù. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e lo Spirito vi renderà capaci di rendere testimonianza a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Questa espressione geografica dà lo schema narrativo degli atti. La prima parte sarà ambientata a Gerusalemme, la seconda parte segnerà l'uscita dalla città santa con l'apertura alla regione della Giudea e della Samaria, per poi dare spazio nella terza parte del racconto alla grande missione. Di Paolo, che attraverso molte regioni arriverà a Roma, intesa come gli estremi confini della terra. Con brevità e grande sobrietà narra l'ascensione al cielo di Gesù, che viene portato via da una nube e sparisce alla vista dei discepoli, i quali restano con gli occhi puntati verso l'alto. E come il mattino di Pasqua due uomini in bianche vesti avevano dato l'annuncio della risurrezione alle donne che erano andate in visita al sepolcro, così in questo giorno dell'ascensione, 40 giorni dopo la Pasqua, due uomini in bianche vesti scuotono gli apostoli Dicendo, uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo verrà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Notiamo di nuovo una punta di correzione nei confronti di quelle speculazioni sulla venuta futura del Cristo. Perché state a guardare il cielo? Come dite, non stare con le mani in mano, non perdetevi in queste elucubrazioni astratte. Verrà, verrà un giorno, non sta a voi sapere quando, voi datevi da fare. Per quello che vi ha chiesto di fare. Tornarono a Gerusalemme perché Gesù li aveva condotti fuori sul Monte degli Ulivi, una montagna di fronte alla città di Gerusalemme, al di là della Valle del Cedron. Tornano in città e riprendono dimora in quella casa dove avevano trovato ospitalità per l'ultima cena e per i giorni seguenti è quello che noi abitualmente chiamiamo il cenacolo. In quella casa che probabilmente apparteneva alla famiglia dell'evangelista Marco, la comunità cristiana viene alloggiata. Quella casa privata diventa l'abitazione della chiesa. E in quel contesto familiare, domestico, si raduna la comunità. Sono assidui nella preghiera insieme. Vengono elencati gli undici insieme con Maria, la madre di Gesù, e con i parenti di lui. Cioè una comunità di circa 120 persone. Il gruppo non è solo dei dodici, ma abbraccia un centinaio di persone. Sono quei Galilei legati a Gesù e alcuni abitanti di Gerusalemme che lo hanno riconosciuto come il Messia. In questi giorni che precedono l'avvenuta dello Spirito si tratta di ripensare al ruolo dei Dodici. E Pietro prende la parola con il primo discorso che Luca gli pone sulle labbra. Ed è un discorso in cui viene rielaborato il lutto per la perdita di Giuda. È una ferita recente. Uno di noi, uno dei nostri, è stato responsabile della uccisione di Gesù ha fatto una brutta fine e si è allontanato. Gesù ci aveva costituiti come dodici, proprio per essere i nuovi patriarchi del nuovo Israele e quindi quel numero dodici deve essere reintegrato. Pietro guida la comunità a ripensare al dramma che hanno vissuto. C'è stato un traditore c'è stato uno strappo, c'è qualcosa da ricostruire, bisogna riprendere il discorso e scegliere un nuovo apostolo. Propone dei criteri, deve essere uno che abbia vissuto con Gesù per tutto il tempo del suo ministero pubblico, dal battesimo fino alla sua morte e deve essere stato testimone della sua risurrezione. A questi criteri corrispondono solo due persone, a quel punto potrebbero inserirli tutti e due. Tutti e due avranno continuato a fare l'opera di testimonianza, ma uno solo deve entrare nel numero dei dodici proprio per costituire quel numero particolarmente significativo. I due sono Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Li scelgono in base ad un criterio intelligente proposto dagli Apostoli. Ma poi l'alternativa fra Giuseppe e Mattia viene lasciata alla sorte. Vengono gettate le sorti e esce il nome di Mattia. È interessante notare come gli Apostoli prima del dono dello Spirito non si sentano in grado di scegliere e di decidere. E in qualche modo l'elezione del dodicesimo apostolo viene lasciata ad un intervento divino, attraverso la sorte. E Giuda si unisce a quelli che hanno odiato Gesù e ha perso il suo posto, ma Mattia verrà al suo posto unito al collegio dei dodici. In questo momento di ripensamento della storia e di attesa dell'evento potente promesso da Gesù, finisce il primo capitolo che prepara il grande racconto della prima Pentecoste cristiana, cioè l'evento che segna l'apertura delle porte e l'uscita della Chiesa, l'inizio della grande opera di testimonianza apostolica.